shit I care about. But. Well done. Now look at your Facebook. Oh, yeah, you've got no. No, it's fine. Are you ready to go? I'm ready to go. No, I've just put it on. The Italian whiffers have increased a lot since about 2008. I think at the beginning they didn't probably know about whiff, and they started to hear about it through markets and things like that. And also I think there's a new interest in sustainability, maybe living like your grandparents did, knowing where your food came from, getting your hands dirty, doing something worthwhile. And also maybe the fact that they're unemployed, or maybe they have a part-time job. Vieni qui, guarda lì quanti ce ne sono. Io sono nato in questa azienda agricola e vedo negli ultimi anni un grande ritorno alla terra. Lo vedo tra tutte le persone che sono passate, dei volontari che vengono a fare questa esperienza in Wuffing. Una grandissima parte di queste persone cercano proprio di fare un'esperienza per poi entrare nel mondo agricolo vero e proprio. Ora si fa la stessa cosa qui. Anche qui uguale. Vuoi un pochino di miele? Sì. Troppo? Tutti sappiamo che non è facile trovare un lavoro, cioè in una crisi economica, quindi stare a casa senza fare nulla, un lavoro diventa anche dispendioso comunque. E invece venire a fare il woofer ti occupa del tempo e ti permette di lavorare senza avere un dispendio anche economico che invece stando a casa avresti. Cosa? No, però è freddo. Ciao, per lei. Amore. Buongiorno. Come va? Ormai a noi da fuori non ci verrebbe mai in mente di tornare indietro, perché obiettivamente siamo convinti che, diciamo, la qualità della vita che abbiamo qui e le possibilità di avere anche del tempo per noi stessi, del tempo per stare con nostra figlia, del mangiare bene, di vivere nell'aria pulita e all'aria aperta, siano impagabili.